Il turismo, lo sappiamo, per l'Italia e le Alpi è un fattore importantissimo di crescita economica e sviluppo, a patto che sia sostenibile. Probabilmente però non c'è turismo più pericoloso di quello alpino. La Croce Rossa Montana, il 118 pubblico che viene a salvarti quando qualcosa va storto, non sei abbastanza preparato o commetti un errore, è il soccorso alpino. O meglio, il CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Siamo andati a visitare la centrale operativa regionale di Grugliasco, dove il soccorso alpino condivide i locali anche con la sede del 118. Da qua transitano oltre 1500 telefonate all'anno, 500 chiamate circa vengono o passate ad altri enti di competenza, a volte anche esteri, oppure gestite direttamente dall'operatore di centrale che grazie alla tecnologia cartografica e alle coordinate spesso è in grado di indirizzare le persone che hanno chiamato verso il sentiero più vicino, il centro abitato più comodo. Le persone soccorse, sempre nel 2016, sono state 1200. Nel 2018 invece, nei primi 4 mesi, dal 1 gennaio al 30 aprile, ci sono stati 632 eventi di soccorso alpino, 400 persone soccorse, 17 morti, 15 eventi successivi a valanghe, mentre nello stesso periodo dello scorso anno ci furono 595 eventi, 442 persone soccorse, 24 decessi e 5 eventi successivi a valanghe. A partire dal 1 gennaio 2016 in Piemonte è in vigore la legge sulla compartecipazione dei costi degli interventi di soccorso alpino non giustificati da motivazioni sanitarie. In realtà a oggi non è ancora stata applicata perché tutti gli interventi che sono partiti e che sono stati attivati erano giustificati. Il dato che abbiamo registrato nel 2016 è una leggera diminuzione delle chiamate che transitano da questa postazione. La cosa ci fa pensare che la legge abbia funzionato nel senso di disincentivare le chiamate non giustificate. Charlie Eco da Tango Zero. Ci viene passata la chiamata dal servizio 118 dopo chiaramente il passaggio del numero unico del 112 attraverso questi telefoni. Abbiamo un sistema di cartine georeferenziate che ci permette di localizzare la persona con coordinate precise e abbiamo un monitor che ci permette di gestire tutti i canali radio per le squadre a terra e per gli interventi con l'elicottero. Oltre a queste cose qua abbiamo poi anche il supporto per la localizzazione che avviene tramite l'eventuale telefonino dell'utente, chiaramente l'utente deve essere collaborante. In Piemonte il corpo è formato da 1200 volontari. Le qualifiche tecniche sono l'operatore di soccorso alpino, richiede circa un anno di formazione e deve sapersi muovere in autonomia su terreni innevati, ghiacciati e ovviamente rocciosi. Poi ci sono i tecnici di soccorso alpino che hanno la responsabilità di coordinare e organizzare le squadre e infine i tecnici di elisoccorso che fanno i turni nelle 4 basi di elisoccorso piemontese e si occupano della sicurezza a terra dell'intero equipaggio. Le basi di elisoccorso in Piemonte sono situate a Torino, a Borgosesia, ad Alessandria e a Cuneo Le Valdigi presso l'aeroporto. Il soccorso alpino ha anche una scuola regionale tecnici, cioè coloro che formano i volontari, e una scuola regionale sanitari, proprio perché è l'ente preposto al soccorso sanitario in terreno impervio. Questo significa che tutti i nostri volontari hanno una formazione medica su come stabilizzare un infortunato e come posizionarlo per esempio sulla barella spinale, come ridurre una frattura, per riuscire a portare un soccorso più efficiente ed efficace possibile. Spesso le squadre hanno anche un medico e un sanitario che si muove con loro, che è in grado di portare le proprie competenze direttamente
alla persona soccorsa o a chi ne ha bisogno. Dopo aver lasciato la sede centrale di Grugliasco, ci dirigiamo verso l'aeroclub di Torino, a Bassedora, dove atterra uno dei 4 elicotteri del 118 regionale e si trova una delle 3 unità cinofile del soccorso alpino. Le altre 2 sono a Borgosesia e a Cuneo Le Valdigi. E oggi è il turno di Lorenzo e Cocis. Sono già pronti in caso di utilizzo con le pelli di foca per intervenire, e c'è poi questa fascetta con un gancio che viene collegato all'imbrago in caso di sbarco con verricello, in modo da poter portare a terra gli attrezzi con noi. E poi abbiamo anche il cane che viene in qualche modo assicurato all'operatore. Andiamo a prendere Cocis, che insieme a me costituisce l'unità cinofila. Cocis, ehi, Cocis, vieni. Vieni qua, vieni a piede, piede. L'altro giorno l'abbiamo fatto vedere, c'era la verricellata la settimana scorsa, ecco qua. E così si viene calati col verricello e con gli sci agganciati all'imbrago e si è in qualche modo autonomi. Lascia, porta! Questo è l'abbaio indotto, che serve a segnalare all'operatore quando il cane ha trovato in terreno impervio, bosco fitto, dietro un dorso, una collina, oppure per esempio sepolto nella valanga, il cane è abituato a segnalarlo con l'abbaio. Ovviamente nella realtà non avrà la gratificazione del gioco, cioè questo, ma la maggior parte delle volte si lavora in esercitazione. Lascia, piede, piede, resta, resta, vieni qua, Cocis, vieni qua, porta. Bravo Cocis, bravo, basta, il gioco è finito. E, come ti dicevo, viene, si incanala la sua, il suo istinto predatorio su questo manicotto, che è diciamo un gioco per lui, e poi si lavora su questo, a partire da questo, con esercizi sempre più complessi fino ad arrivare alla ricerca. La trancia, vieni di qua, vieni da qua, guarda. Bravo Marco, bravo Marco. Quando siamo andati a realizzare il servizio, il 18 dicembre 2017, arrivò l'elicottero dopo un intervento di soccorso. Precedentemente c'era stato un intervento sanitario a Limone, su cui si è recato l'elicottero di Cuneo. Successivamente è stata individuata la persona scomparsa a Carnino in Valtanaro, l'elicottero di Cuneo era occupato e partito qui dalla base, allora quello di Torino. Questo infortunato è stato trovato ancora vivo e recuperato con il verricello dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Torino, caricato a bordo. Rientrando c'è stata quest'altra chiamata, sempre nell'area di Cuneo, in confine Liguria. Sul posto abbiamo già trovato le nostre squadre di terra del soccorso alpino piemontese di Garessio. Atterrati, io e il medico, assieme a quelli del soccorso alpino, siamo andati dall'infortunato che avevano già appunto trovato prima. L'abbiamo imbarellato con una barella apposta vericellabile. È arrivato l'elicottero, l'abbiamo caricato a bordo, ho ripreso di nuovo tutto il materiale e portato all'ospedale del CTO.